Ed eccoci qui, Miriam, io ho anche preparato l'aperitivo. Bon viver, io vado ad acqua ancora, ma ancora per poco, spero. Ogni tanto. Allora, no, un po' di cose. Intanto penso che siano arrivati nel backstage anche le altre persone che hanno davvero costruito questa edizione, della quale io finalmente, in omaggio al principio di delega, posso dire che non ho fatto assolutamente nulla. Questa è una grandissima vittoria per me e per tutti noi. Quindi chiedo alla regia se ci possono, insomma, portare sul palco persone che davvero hanno Ciao. lavorato in queste settimane per preparare questa edizione. Sara. Addirittura Ciao. due volte? Vedo due È Simone tanto Martelli. allarga. Perché uno sa abbassare. Allarghiamo. Uno non ci bastava. Eccola. Invece non vediamo Silvia. Arriva, arriva. Ci sono. Io mi Allora, vedo. intanto di nuovo ringrazio, oltre che Lara, Simone, Silvia e Giulia anche, che è nel backstage, ma può venire online anche lei, che hanno costruito questa edizione. Ringrazio di nuovo i nostri sponsor. Banca Etica, SiteGround, Copreno, Yoast, che ci aiutano a portare avanti il freelance camp da tanto tempo. Lo staff di Digital Update è sul palco, Apropos è sia nel backstage alla regia, Calamun, che è sempre impagabile e insostituibile, e tutti quelli che hanno aiutato a riempire la welcome bag di un sacco di gadget. Miriam, cosa ci resta da dire sui soldi? Ah, io intanto sono contenta che finalmente ne abbiamo parlato così tanto. Ti ricordi i primi freelance camp, che era sempre un tema trovare qualcuno che parlasse di soldi, era una roba un po' tabù, che no, si parlava di tutto quanto meno che di soldi. Quindi già io direi di festeggiare questa presa di coscienza del fatto che, insomma, si lavora per il piacere di lavorare, cioè se si lavora per il piacere di lavorare, sì, però alla fine dell'anno devono quadrare i conti, altrimenti tutto bello, ma uno deve fare dell'altro. Quindi questo è uno. E due, penso che abbiamo avuto tantissimi strumenti, insomma, sia gli strumenti che l'impostazione, che già il tema di cominciamo ad occuparcene mi sembra una roba, Sì. Che cominciamo ad occuparcene seriamente, è il primo messaggio, secondo me, super, che poi dobbiamo alla portare a casa. fine, parlando di soldi, si parla anche del resto, si parla di stili di vita, si parla di pianificazione, si parla di consapevolezza, si parla di strumenti. Quindi, insomma, siamo alla fine il giro lo fai comunque, anche se parti da Ah un sì, è tutto tema. così connesso che far finta che, come dire, una roba vada separata dall'altra, alla fine Di poi si separare i aiutano soldi insieme dai da sole. sentimenti. Separare i Esatto. soldi dai sentimenti. No, voi ridete, ma quando io ho mandato le interviste e poi ho cominciato a leggerle, mi rendevo conto che la maggior parte di loro parlava del loro rapporto con i soldi come di un rapporto sentimentale. Perché tutti noi abbiamo, evidentemente, anche perché forse di più che nel rapporto da dipendenti, un rapporto proprio più quasi personale con i soldi. Cioè, non lo so, forse da dipendente le dai più per scontato, sai che è lì, è una cosa come un matrimonio, no, di quelli di una volta, un matrimonio programmato. Gli Mentre quello da arriva. freelance dovrebbe essere un matrimonio d'amore, quindi se dall'altra parte non ti arriva il giusto feedback monetario, è un po', no, c'è chi si è sentito frinzonato, chi si sente in una relazione un po' così, chi invece è molto contento, cioè è proprio. Ho notato molto questa cosa del legame sentimentale con i soldi. Appropriamoci di questa cosa. Mi stanno venendo molte idee, ma poi le dirò nella stanzetta alcolica per la quale, come vedete, sono già pronta. Anch'io. Fantastico. Ma che roba. È bello lavorare con voi, è molto bello lavorare con voi. Prego. Cosa mi resta da dire? Sono 10 anni che facciamo dei freelance camp a maggio, e quindi per maggio faremo un'edizione club only che sarà bellissima. Saremo in campeggio, quindi chi ci sta ascoltando e non è ancora dentro al club,
direi che fa ancora in tempo ad entrare, eh. Vi prendiamo anche a costo dell'anno e ne vale comunque la pena perché insomma c'è dentro un sacco di valore, un sacco di relazioni, un sacco di persone meravigliose. Non vedo l'ora di incontrarvi tutti e tutte dal vivo, cosa che è sempre bellissima e divertentissima. E adesso noi non chiudiamo subito l'edizione online, nel senso che salutiamo, mandiamo fra pochi secondi la sigla, ma restiamo di là aperti ancora per Alessandra, un... Alessandra, ricorda le date, perché molti l'hanno chiesto. Certo, allora, la data del Freelance Camp di maggio, me la devi ricordare tu, vai più o meno a metà maggio. 19-20 maggio, Marina Romea. Perfetto, 19-20 maggio Marina Romea. L'altra data invece che vi voglio ricordare è quella del prossimo Zoom Club, l'8 aprile, Allena la mente con Silvia Rizzi. E questo sarà uno Zoom Club molto interessante, anche un po' diverso dagli altri. Mi pare di avere intravisto che bisogna prepararsi con il tappetino per lo yoga. E, quindi sono molto molto curiosa di vedere cosa faremo. E a questo punto non mi resta che salutare chi è qui che ci sta seguendo dal vivo e sta partecipando dal vivo, ma anche chi guarderà i video nella registrazione, perché come ci hanno chiesto in molti, sì, registriamo i video, registriamo i talk e li pubblichiamo nel sito e anche sul canale YouTube. Ma chi non partecipa dal vivo e alle stanzette tematiche, alle tavole rotonde, al networking, gode solo la metà. Esatto. E con questo... Quello che succede nelle stanzette resta nelle stanzette. Sempre. Esatto. Dalle stanzette non esce nulla. Brindo a tutti voi. E... A questo punto Lara ha i soldi del Monopoli, non ce li siamo preparati. I soldi del Monopoli. I soldi. Per la Money Edition, dici. Sì. Ciao. 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 Ciao a tutti.